Dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che cosa pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». La lode, la prova che io credo che Gesù Cristo è Dio nella mia vita, che è stato inviato a me per perdonarmi, è la lode. Se io ho capacità di lodare Dio, lodare il Signore, è gratuito questo. La lode è gratuita, è un sentimento che dà lo Spirito Santo e ti porta a dire: tu sei l'unico Dio.